Intanto però le vacanze di Pasqua si avvicinano con nuove regole da rispettare, quelle vecchie ancora in vigore. Per fare il punto ci colleghiamo con Valerio Valenti, che è il prefetto di Trieste, ma anche il commissario del governo per tutto il Friuli Venezia Giulia. Buongiorno prefetto, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a voi. Torniamo su un tema su cui le richieste sono davvero tante, per prima cosa, quello delle seconde case. Ci si può andare, ma solo in specifiche situazioni? Ci può ricordare quali sono le regole da seguire? Sì, si potrà raggiungere le seconde case nelle giornate di sabato, domenica e lunedì. Occorrerà dimostrare il titolo di proprietà o di possesso dell'abitazione non anteriore al 14 di gennaio, cioè non successivo al 14 di gennaio, e ci si potrà recare esclusivamente nell'ambito della regione. Ovviamente non è da intendersi come un liberi tutti, e quindi le raccomandazioni sono comunque quella di non determinare situazioni di assembramento, quindi riunirsi con amici e parenti. Sarà possibile anche questo, però anche qui a determinate condizioni, cioè recandosi soltanto con due adulti e con la possibilità di portare con sé due figli minori. Ecco, ritornano quindi le visite in casa un po', possiamo dire, come eravamo abituati a Natale. Si sta discutendo invece a livello di governo sulle regole per andare all'estero. Per ora però, come abbiamo detto anche ieri, c'è questa situazione un po' paradossale per cui non si può uscire dalla regione ma si può andare in paesi stranieri. Come funziona in questo caso il controllo sanitario in entrata e in uscita? Beh, se si tratta di paesi extra UE, bisognerà poi sottoporsi a una quarantena di 14 giorni, ivi compresa anche l'Austria, se non ricordo male. Dopodiché aspettiamo la firma di questo provvedimento che è stato annunciato, che dovrebbe ulteriormente limitare la possibilità di spostarsi, in quanto bisognerà sottoporsi, da quello che leggo, poi sia un tampone in uscita sia in entrata entro 5 giorni. Grazie mille al prefetto Valerio Valenti per essere stato con noi.